Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove andremo a presentare il Pasquale, stiamo facendo una recensione. È già attiva la, ciao ragazzi, la fotocamera. E niente, dicevo, andremo a presentare lo Zeus RTA Atom da parte di Jack Vape. Vediamo la quantità di vapore che fa e il parere del nostro Pasquale. Una bestia. Eccoci qui ragazzi, procediamo con l'unboxing del nostro atomizzatore. Pasquale già ne ha uno. E Pasquale, fai vedere un po' il setup che hai. Io l'ho messo in combo con il mio Gammon perché avevo questo bel add-on russo e quindi ci sta bene alla grande. Come al solito Ale ci mette 3 ore purtroppo per scartare un pacco. Uscirà fuori prima o poi. Magari in questa parte velocizzeremo un po' il video. Probabilmente sì. Ecco qui. E dal nostro favoloso unboxing, eccolo qui, il nostro atomizzatore. Lenti come un bradipo drogato. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio tutta la dotazione. Come al solito, Jack Vape non ci fa mancare nulla. E abbiamo qui del cotone già preavvolto qui, quindi per facilitare l'ingresso nella resistenza, delle fuse, delle guarnizioni di ricambio, 1, 2, 3 anche colorate se qualcuno magari si vuole sbizzarrire, un vetrino di ricambio. Il nostro bel atomino con il bubble tank, un tip in ultem per chi piace l'ultem e anche l'adattatore, anche se per me è inutile, per mettere i tip 510, oltre a ben due set di brugole. Quindi 14. Due set di brugole, una a taglio, l'altro invece è con la brugola. Infatti escono sia questo bel cacciavitino che serve per le viti a taglio eccetera, e esce il chiavino, anche se io preferisco il cacciavite normale. Ecco il nostro atomizzatore, adesso lo andremo a misurare nelle sue varie misure, ed ecco Pasquale subito pronto, e lo andremo anche a pesare, ed è subito pronto anche in questo caso. Partirò col misurare questa parte qui, che sarebbe la parte diciamo più grande dell'atomizzatore, la parte col diametro più grande, perché come potete vedere l'atom ha vari diametri, a varie misure, e qui la misura è di 26 mm e 53. Poi abbiamo il bubble tank che misura 29 mm e 06. In questo caso lo andiamo comunque a misurare, magari se qualcuno vuole metterlo su qualche battery box in particolare, quindi è comunque una misura in più. L'atomizzatore senza attacco 510 misura 43,22 mm. Nel frattempo Pasquale mi sta prendendo le misure, mi vuole fare una camicia su misura probabilmente. Un cappotto in legno. Un cappotto in legno. La misura del drip tip è di 18 mm e 89. E l'interno del camino misura, per la precisione, 7 mm e 40. Per quanto riguarda il peso invece, l'Atom pesa preciso 60 grammi. Io non lo so, purtroppo mi hanno messo lui vicino e sono costretto ad avercelo. Comunque 60 grammi, 60 grammi e 1, siamo diciamo quasi al limite con la grammatura insomma dell'atomizzatore. E direi che adesso possiamo anche passare con la rigenerazione. Finalmente alla rigenerazione. Ci siamo, adesso se il nostro gentil Pasquale ci fa vedere come è fatto l'atomizzatore all'interno, come si rigenera. Tra l'altro si è rubato anche il mio posto. Io non ho fatto di gerarchia, ti pago e mi siedo dove cazzo voglio. Vabbè, ok. Non è giusto, mi sembra questo nonnismo, ragazzi. Sul lavoro, vabbè. Non è nonnismo, vabbè. È semplicemente la piramide. Pasquale, basta, continuiamo. Allora, ragazzi, parliamo dell'atomizzatore, che è meglio. Partiamo direttamente dal sistema di refill. Come potete vedere qua, abbiamo degli ottimi grip che ci servono per svitare il cap superiore per refillare. Non ha una vera e propria filettatura, ma l'attacco è a baionetta. Basta girare di un quarto di giro per poterlo aprire e refillare da questi fori che abbiamo suambelati. Molto molto comodo, devo dire la verità. Molto comodo, sì. L'airflow, come avete notato, è top, cioè si trova sulla parte alta dell'atomizzatore. Questo ci consente di evitare completamente le perdite.
La ghira è bella forzata nel regolare. Il regolare. Infatti, diciamo, è abbastanza complicato che uno si trovi all'improvviso, sì, con l'aria. Una volta regolata un'aria, ci troviamo quella e quella rimarrà. Ora lo svitiamo per poter guardare un po' il deck. Anzi, mentre lui lo svita, io vi ricordo che comunque la capienza del serbatoio è di 3 ml e mezzo con quello lì, diciamo, normale, che segue le forme dell'atomizzatore, mentre invece con il bubble tank saliamo a 4 ml e mezzo, quindi alla fine come capienza ce abbiamo n'è, abbiamo una bella capienza per un atom da cloud. Aprendo il deck, ragazzi, vediamo subito che è un deck postless, cioè le torrette non sono posizionate in maniera verticale, ma le troviamo orizzontalmente, quindi la coil va posizionata semplicemente all'interno qua, stringendo queste comode brucole che abbiamo su tutti e due i lati. Come avete notato anche qui, abbiamo dei grip che ci servono per svitare più facilmente l'atom nell'attimo in cui lo andiamo a rigenerare. Da come vedo, il cotone è anche molto semplice da mettere, sì, abbiamo degli ottimi fermacotoni equilaterali. Sotto è completamente cavo l'atomizzatore, quindi quando noi andiamo a posizionare il cotone all'interno abbiamo il massimo pescaggio possibile. All'interno della campana abbiamo un'ulteriore campana, che è la parte praticamente dove passerà, dove circolerà l'aria, che potete vedere qui. Non ha delle asole, ma ha dei forellini. Questi qua, non lo so per chi se lo ricorda, c'era un vecchio atomizzatore che si chiamava il Mutation X, che aveva lo stesso sistema di forellini dell'aria. L'aria non entra solo laterale alla coil, come potete vedere, ma anche da un'altra angolazione, quindi superiore. E questo migliora di molto l'aroma sull'atomizzatore. Praticamente un'altra... degli schiaffi d'aria sulla resistenza. Esatto. Un'altra cosa importante che vi volevo dire è il diametro interno di questa campana, che è quasi di 17 mm, quindi abbiamo una bella capienza per quanto riguarda posizionare le coil. Sì, è molto semplice, abbastanza largo, quindi anche magari qualche 16,5 mm. Ora andiamo a rigenerare. Io personalmente ci voglio montare le mie coil, le Pacoil, che sono due fused Clapton, che dovrebbero uscire sui 0,10-0,12 ohm. Abbastanza aggressivo. Sì, bella aggressive. Sono delle tricore con anima in nichrome da 0,35 e l'esterno un wrap da 0,06 in acciaio. Sto usando questo accessorino, essendo un atomizzatore postless, sto usando questo accessorino che ci serve per tagliare le gambe delle coil. Vedete? Praticamente ti dà la giusta misura, sì, in base... posizioni la coil all'interno e tagli da sotto in modo da avere già la giusta lunghezza per tutte e due le gambe. Che spessore hai usato qui per tagliare le gambe, Pasqua? Lo spessore è questo qua riportato sulla cosa, da 5,2 mm. Poi, come vi ho detto, è facilissimo da rigenerare, in quanto le coil vanno solo posizionate all'interno. Vedete, una volta tagliate le gambette, io le vado semplicemente ad appoggiare all'interno del deck in questo modo, e ora andiamo a stringere con un cacciavite. Come potete vedere, noi abbiamo montato le brucole, quelle che escono agendo d'azione all'interno, cioè quelle là fisse. Sono le più comode comunque, perché comunque le riteniamo più comode. Quelle lì che hanno, diciamo, la testa esagonale comunque tendono a spanarsi più facilmente. Sì, magari per chi tende a usare troppa forza nel serrare la coil è meglio usare quelle là fisse. Per chi invece è molto delicato vanno bene anche quelle a bruco. Ora con lo spessorino le andiamo a... uno spessorino da 3 mm le vado a raddrizzare un poco. Io le faccio sporgere leggermente verso fuori il deck, perché ho notato che così ho un maggior passaggio dell'aria anche al centro delle coil, in modo da cercare di aumentare sempre di più l'aroma, oltre che la quantità di vapore. Sì. Ricordiamolo,
il vapore è niente senza aroma. Esatto. Ora l'andiamo ad imbarnare. Facciamo delle piccole accensioni se il nostro tablet mini funziona. Ragazzi, abbiamo dei problemi tecnici. Aspettate che chiamiamo in regia. Regia, abbiamo dei problemi tecnici con l'ohmmeter. Secondo me va sostituito. Sì, mi dico un po' il problema. Magari problema, adesso le posso fare qualcosa per sostituirlo in modo veloce e rapido. Sostituiamo. Arriva subito, arriva subito. Ragazzi, ci vediamo fra due secondi che dobbiamo sostituire il tab che ci ha preso. Tra un po'. Abbiamo risolto i nostri problemi tecnici semplicemente scroccando la mia box. La nostra amata Alpha Fox. Ora andiamo con il nostro driver. Finalmente, direi. L'accendiamo un poco. Andiamo a muovere un poco per senza mai esagerare quando effettuate il driver. Sempre a bassi wattaggi. In questo caso lo sto facendo con una quarantina di watt per una coil che potrebbe essere spinta tranquillamente sui 100 watt. Quindi stiamo andando molto delicatamente, come potete vedere. Sempre bene fare così. Toccando solo leggermente le spire riusciamo a togliere tutto senza forzare, stringere o cose simili. Vedete, si accende quasi perfettamente. Andiamo solo a muovere un poco, a staccare leggermente le spire. E almeno così faccio. Giusto per staccare l'hotspot che si va a creare sulla, tra le spire, insomma. E ora ci siamo. Ora gli diamo qualche secondo per farla raffreddare e poi l'andiamo a cotone. E nel frattempo si raffredda, noi parliamo un po' del più e del meno. Pasquale, che cosa hai mangiato stamattina? No, non interessa a nessuno, non ti preoccupare, era una domanda che ho fatto, ma giusto così, nell'attesa. Che cazzo la domanda a fare? Scusi. Hai pure ragione. Ma secondo te ti sembra normale che io devo ritrovarmi con questa in mano? Tra l'altro è anche troppo aggressiva per sto tipo da domenica. Ragazzi, ora andiamo a cotonare con un po' di cotton bacon, visto che già conosciamo un po' tutti questo cotone, andiamo a utilizzare più o meno sempre questo per avere un'idea più precisa, visto che già conosciamo la risa sugli altri setup. Diciamo che è quello che viene usato dalla maggior parte di tutti gli svapatori, quindi è bene fare la prova. Io ne stacco giusto una striscetta, come potete vedere, la spezzo in due parti. Non lo vado a toccare più tanto, come vedete, il cotone, ma io vado a fare solo un po' di punta qui in modo da poterlo inserire facilmente. Il cotone, mi raccomando, deve essere leggermente forzato nella coil, ma leggermente, cioè deve fare un po' di forza, si deve andare ad aprire nella parte retrostante in modo che diventa sempre quanto più poroso è possibile. Poi io lo riapro da quest'altra parte. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Come potete vedere, io vado a togliere giusto questi pezzettini che vedo che fuoriescono, ma non stringo mai il cotone nelle mani, perché lo andate solamente a compattare. A noi non ci serve compatto, a noi ci serve poroso il cotone. Come potete vedere, lo inserisco, lo apriamo e con le nostre pinzette, con la punta di ceramica, possiamo andare a sfibrarlo un poco per renderlo più poroso. Lo pettiniamo un poco, in sostanza, prima da un lato poi dall'altro. Gentilmente mi fai anche il ciuffetto, mi pettini un po' il ciuffetto, grazie. Poi togliamo l'eccesso e lo andiamo a tagliare. Come vedete, lo lascio abbastanza lungo perché comunque abbiamo un bel po' di spazio fra le torrette e il fermacotone, e soprattutto perché sotto il fermacotone abbiamo un sacco di spazio fino alla base dell'atomizzatore. Entra parecchio liquido alla fine. Io per non schiacciarlo, oppure per non perdere sempre porosità, faccio in questo modo. Come potete vedere, posiziono un cacciavite sotto al cotone, più o meno vicino alle coil, e lo vado a piegare. Gli faccio fare questa curva, vedete? Così, in modo che il cotone rimanga sempre bello vaporoso, e lo andiamo a posizionare semplicemente nel nostro fermacotone senza farlo fuoriuscire. Vedete, non fuoriesce qui,
sulla filettatura, ma ci troviamo bene all'interno. Facciamo lo stesso dall'altro lato. Mi raccomando, non farlo fuoriuscire dalla filettatura. Se si insinua il cotone nella filettatura, sono guai. Su cazzi. Ci si incastra poi dopo e si rischia poi di rompere l'atomizzatore per svitarlo. Pinze contro pinze, brutta storia. Ora andiamo a bagnare il nostro cotone con il liquido. In questo caso ho preso un mister pistacchio, perché come vi spiegheremo dopo l'abbiamo provato con vari liquidi l'atomizzatore, e ora lo andiamo a provare con questo, che è un cremoso leggermente più secco. Una volta bagnato il vostro cotone, prendete prima la campana interna, come dovete vedere, che all'interno la campana c'ha queste scanalature, vedete, che corrispondono a queste scanalature nel deck. Ora andate a posizionare sopra, così vedete anche se il cotone vi fuoriesce dal deck. Vedete che il cotone non vi fuoriesca da questi posti qua. Poi avvitate comodamente la vostra campana e siamo quasi pronti. Refilliamo. Che perdono pezzi per la strada. E chiudiamo. Ora lo smontiamo da questa box e lo montiamo sul nostro gammon per provarlo un po' al massimo, diciamo. Quindi ragazzi, ci vediamo tra poco. Oh yes. Allora ragazzi, veniamo alle considerazioni finali su quest'atom. Dopo averlo provato con vari tipi di liquidi, io ci ho provato qualche fruttato cremoso, qualche tabaccoso cremoso e 3-4 cremosi. Ho notato che è un atom che predilige di più i cremosi duri e puri, cioè tipo questo qua che ci abbiamo messo ora, che è una crema di pistacchio, la crema di vaniglia custard, eccetera, perché essendo un dual coil tende a dare quel tocco di acidità di troppo ai fruttati, però per i cremosi lo ritengo veramente molto forte. Sono d'accordissimo con te, Pasquale, tanto è vero che comunque di preferenza io comunque preferisco sempre cremosi, ma non vi nego che comunque qualche fruttato anche mi piace, ma non qui dentro. In questo caso l'abbiamo provato con svariati liquidi, di cui anche il Plumky, per esempio, che è comunque un fruttato però comunque cremoso, ma c'è comunque quel frutto all'interno che andava bene, però ma... non era proprio, secondo me, il massimo per quanto riguarda la resa del fruttato. Poi abbiamo provato vari tipi di configurazione per quanto riguarda le coil. Abbiamo provato prima con la coppia che esce all'interno, che sono delle fused di cui non ricordo bene, non c'è scritto le specifiche, e andava abbastanza bene come atom. Per provarlo del tutto ci ho messo anche del NE80 da 22 gauge, 7 spire per parte, e anche quello ho notato che comunque la restituzione aromatica era buona. E infine ci ho montato le mie coil per vedere proprio se reggeva anche coil che sono adatte soprattutto a wattaggi molto alti, quindi anche da dripper. Queste sono delle coil pensate per dripper, e devo dire che la risposta è buona. Tu che cosa ne pensi? Tant'è vero che comunque non è nemmeno un atomizzatore che scalda parecchio, nonostante ci sono a proposito tra l'altro di calore, tutti quanti dicono che gli atomizzatori scaldano, ma quanto scaldano? Quanto? Noi potremmo avere la risposta. Abbiamo comprato questo piccolo aggeggino di che cui ci può dire, non sappiamo l'utilità, quale potrebbe di sapere essere, quanto è caldo un atom, ma ci potrebbe dire in questo momento a che temperatura sta l'atomizzatore. E precisamente sta a 30 gradi e piano piano scende, 29,8 29,7, quindi siamo sui 30 gradi, quindi non è un calore eccessivo, tant'è vero che comunque notiamo che l'atomizzatore non scalda. Questa prova la faremo su molti atomizzatori, proprio appunto per darvi questa differenza. Quindi, partendo da questo, con altri due tiri, vediamo. Ale è sui 32,33 gradi, aspettate. Sono vicino all'ipotermia, insomma. 33 gradi circa. 33 gradi. Non lo so se sia buono o no. Quindi se qualcuno di voi è un medico, ci dica se è una temperatura... 33 gradi.
La temperatura non è bassa. Vabbè, comunque non ci interessa io adesso quanti gradi ho in corpo. Ci interessa solo che questo atomizzatore ci piace. Come tutti gli atomizzatori della Jack Vape, anche il Griffin, il Jack Vape è partito col Griffin. È passato. È quello che l'ha fatto, diciamo, emergere. È passato per l'Ammit, ottimo atomizzatore anche questo. E con questo io direi che ci siamo perfezionati. Siamo anche ancora uno scalino superiore. Quindi Jack Vape fa un ottimo lavoro. Speriamo che continui così. Per ricapitolare, diciamo che è un ottimo atom per chi cerca un cloud bello spinto, una buona resa aromatica e soprattutto lo vuole portare dappertutto perché non perde, ragazzi, non perde zero mai. Zero, proprio, veramente zero. E con questo... E detto, diciamo, questo io direi che ci vediamo alla prossima recensione. E se il video vi è piaciuto, speriamo in un vostro like al video e magari seguiteci sulla pagina, sul canale appunto di YouTube. Vi ricordiamo che siamo anche sia su Instagram che su Facebook. Aggiungeremo novità, prodotti nuovi, prodotti che già abbiamo, quindi... Speriamo in un vostro responso. Se vi è piaciuto il video, seguiteci. Ciao ragazzi.